Buongiorno ragazzi, ho montato, ho caricato il video, si sta per pubblicare, tutto ok, siamo in regola. Da oggi torniamo a fare le cose in normalità, perché in questi 2 giorni ho fatto dei gran casini, avanti e indietro, macelli, vabbè. Mentre aspetto che sia ora di pranzare, ho detto, boh, non so che cazzo fare, rivango nella mia infanzia. Sono infatti sul sito Neopets, dove praticamente ho vissuto per anni, quando ero bambino, e mi sto creando un account. Non prendetemi per cretino, probabilmente lo abbandonerò tra mezz'ora, però volevo vedere. È rimasto uguale a anni fa quando ci giocavo, ma vi parlo di anni e anni fa, è rimasto identico. Probabilmente ci saranno 3 persone che giocano e basta. Mi chiamo Tacchino Nels su Neopets, se volete, non so, scrivermi, aggiungermi, non so come funzioni. Non so perché lo sto facendo, probabilmente perché sono un cretino. Mi son già rotto il cazzo. Vado di Brooklyn Nine-Nine. Ieri avevo usato Netflix in italiano, quindi adesso che ho fatto partire Brooklyn Nine-Nine è partita in italiano e trauma totale, ho sentito le voci doppiate. Trauma totale. Non mi riprenderò mai più. Torno a guardarla. Con una bella enorme pasta al tonno. Ragazzi, dato che ho finito il tonno e non voglio andare a fare la spesa, al raduno di oggi, cioè quello che c'è oggi per voi che state guardando il vlog il giorno in cui è uscito, comunque domenica 12 alle ore 18 presso il Centro Nova di Bologna, dove c'è il torneo di PES 2016, lì ho già sentito gente che mi porterà biscotti, che mi porterà cartelloni, vi ringrazio un sacco, ma portatemi anche del tonno, grazie mille. Sono senza. Ovviamente sto scherzando, non sentitevi obbligati a portare nulla, già la vostra presenza è un grande regalo per me. E ora, gelato. Ho finito la seconda stagione di Brooklyn Nine-Nine. Sono contento per una cosa e sconvolto per altre due. E sto in ansia dura. Ma dura. Ansia. Dura. Non posso aspettare. Ho registrato una mini cover che ho appena pubblicato su Instagram, Twitter, Facebook e vai. Potete andarla a guardare. Si tratta di una mini cover di Bad Blood dei Bear Stearns, che sicuramente non conoscerete. Adesso devo sentirmi su TeamSpeak insieme ai miei amici e anche moderatori e anche colleghi di Twitch, Luca, Bunny e Pippo, per decidere, rullo di tamburi, a che MMORPG giocare. Perché sì, vogliamo giocare a un MMORPG, e no, non è il momento giusto perché ci sono gli esami, ma vabbè. Quindi, a che MMO giocheremo? Io spingerò per World of Warcraft, dopo il film che ho visto ieri, di cui potete sentire la recensione alla fine del video che è uscito ieri. Non so cosa sia questa schemetta, facciamo finta di niente. Cenetta vegetariana. Mi sto preparando la cena mentre mi appresto a guardare un po' di serie TV, perché come sapete oggi è sabato. E che cosa si fa il sabato? Si va fuori con gli amici, si va a rimorchiare le ragazze, si va a ballare. No, il sabato è per eccellenza la serata nerd. Non per mio volere espresso, ma di conseguenza agli eventi. Eventi quali i miei amici che non ci sono. Mai il sabato sera. Tonno è disperso dalle 5 di pomeriggio, penso sia con la fidanzata, perché quando non risponde è con la fidanzata. Cesare a lavorare, Federico non lo so, starà studiando. Frank è uscito e rientrato da casa 8 volte oggi, continuava a entrare, appoggiare qualcosa e esco e usciva. Poi tornava, faceva qualcosa, esco. 20 volte. In sottofondo sentite lo scoppiettare degli hamburger in padella. C'ho una fame, ragazzi, ma una fame, ma una fame. E nella stessa padella sbruciacchiata e sporca di roba di hamburger, uova! Tolgo lo zoom e faccio i ringraziamenti dovuti. Grazie uova, grazie padella, grazie hamburger per il tumore. Ragazzi, c'è una cosa importantissima che dovete fare, anzi che dovete non fare. Finché comprate i miei stessi gelati va bene, finché comprate i miei stessi biscotti va bene, ma non cucinate come cucino io, non seguite la mia dieta, non prendete esempio da me per quanto riguarda l'alimentazione. No, non voglio morti sulla coscienza, ok? Bene. Può sembrare che io abbia detto pene, ma ho detto bene, con la B di Bologna, di buono, di bonsai. Vi piace il mio impiattamento? No, ho sporcato la forchetta. No, l'uovo è un po' crudo. Sembra che qualcuno abbia mangiato questa roba e l'abbia vomitata sul piatto.
Per fortuna non voglio farlo chef da grande. Vabbè, tutto ciò iniziando la terza stagione di Brooklyn Nine-Nine. Così almeno guardo lei e non il mio piatto. Sfogo la solitudine della serata con un calzone. Ho detto calzone, non cazzone. E non un calzone qualsiasi. Un calzone alla Nutella. Guardate per favore l'interno di questo calzone. Rinnovo nuovamente l'invito a non seguire per nessun motivo, per nessuna ragione la mia dieta. No, quello che mangio io non mangiatelo. Cioè seguitela come una guida all'alimentazione, come una dieta, ma al contrario. Cioè non mangiate quello che mangio, mangiate quello che non mangio. Ok? 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 La serata... Nerd prosegue che mi sto per addormentare. Tra un po' dobbiamo darci un taglio. Sinceramente oggi non ho idea di che cosa ho filmato. Ho filmato oggi. È qualche giorno che sto perdendo un pochino di vista i vlog. Da quando siamo tornati da Milano che sto facendo fatica, veramente tanta fatica a mettermi lì e a portare a casa il video. Sarà che non sto facendo molto, però sì, sto facendo fatica. Ma torniamo in carreggiata, torneremo in carreggiata sicuramente. Domani c'è l'evento al Centro Nova qui a Bologna. Ci incontreremo e lì sicuramente vloggerò, porteremo a casa un vlog girato lì. Però io mi sto perdendo veramente parecchio e mi dispiace perché ho visto, dopo appunto le giornate a Milano, un calo nella mia soddisfazione. Soddisfazione, non so neanche più parlare. Calo nella mia soddisfazione perché sapete che quando i vlog non rispecchiano i miei ideali di vlog, ovvero ciò che voglio portare sul canale, che vorrei portare sul canale, un pochino mi deprime, un pochino mi cala la vita e dico... sono un cretino. Però poi di solito, di conseguenza, mi metto sotto e inizio a portare a casa dei vlog che mi piacciono di più. Quindi spero che accada questa settimana che arriva. Anche se siamo entrati in un periodo serrato di esami all'università, il che sarà un incubo per il nostro canale e anche per me. Ho 3 esami in 2 settimane, il che vuol dire che tutti i giorni sarò in biblioteca, metà giornata se non tutta la giornata. Quindi dobbiamo riuscire a capire come fare a conciliare le due cose. Perché sono tutto blu in faccia? Ok. Dobbiamo riuscire a capire come conciliare le due cose. E ce la faremo perché ce l'abbiamo sempre fatta. Non è la prima sessione d'esami che passiamo e quindi... forza e coraggio. Sono contento di parlare di queste cose direttamente con voi. Era da un bel po' che non vi esprimevo i miei pensieri sui vlog, su come stanno andando e su quello che penso. Lo facevo più spesso tempo fa, adesso mi sono un po' perso perché mi ero agiato, nel senso che mi piaceva quello che stavo portando ultimamente. E sta piacendo anche a voi perché c'è stato un leggero aumento di views e cose del genere. Non di mi piace, dovete mettere più mi piace. A proposito, andate nella cover di Paolo Nutini, quella di Iron Sky su YouTube. E anche se non vi è piaciuta, mettete mi piace, arriviamo a 1000. Se no schizzo e spacco tutto, chiudo il canale se non arriviamo a 1000. Mi aiuta davvero tanto. Vabbè, sta di fatto che c'è stato un piccolo aumento anche di iscritti, nel senso che per qualche giorno ne abbiamo fatti abbastanza. Sapete che non è ciò che mi interessa, non è ciò per cui faccio i video, fare tante views, perché non farei questo format, che è il format meno intuitivo da seguire, meno travolgente all'inizio e meno portato ad avere iscrizioni bomba. Questo perché è un vlog dove... sì, vaffanculo. È un format dove per affezionarti devi guardarne tanti di video e spesso, cioè la persona comune, non il malato di mente come voi e come me, quando guarda un video dove c'è un cretino che non fa niente dalla mattina alla sera o fa qualcosa ma comunque non sai chi cazzo è, lo chiudi, non ti iscrivi. Devi avere un po' di pazienza. Tutti voi siete persone con della pazienza che hanno avuto il coraggio di guardare più di un video e si sono poi affezionati. E sono contentissimo di questo. Mi fa anche piacere vedere come il picco di views sia il primo giorno. Di solito i canali YouTube pubblicano un video, fanno tante views il primo giorno perché il video è nella pagina delle iscrizioni, poi continuano a farle nel tempo. I miei video sì continuano a farne nel tempo, ma molte poche. Il che, vabbè, è negativo perché se ne facessero del tempo sarebbe meglio. Però, cioè, quelle che fanno sono quelli che scoprono il canale e si mettono a guardare anche i vecchi vlog, ovvero i masochisti. Però sono contento, più contento in realtà, di pensare che appena metto un video ci siano migliaia di persone che si vede che uno non ha niente da fare o non vedono l'ora di vederlo e subito, il giorno stesso, massimo il giorno dopo, lo guardano. È una cosa che mi fa un sacco di piacere, veramente, veramente tanto. Perché mi fa capire che questi video sono,
ok? Da pochi, ma sono apprezzati. E non vi ringrazierò mai abbastanza per il supporto che mi date, per l'incoraggiamento, per i messaggi che mi scrivete, per i regali che mi fate, per i mi piace, le views. Ringrazierò personalmente domani all'evento quelli che vedrò. E niente, sono contento di come sta andando il canale. E secondo me migliorerà, soprattutto da settembre, quando l'estate sarà finita, il caldo sarà andato via, si ricomincerà a vivere un po' di più. E soprattutto ci saranno delle novità youtubiche non indifferenti. Ragazzi, noi stiamo lavorando per voi, per far nascere qualcosa di, secondo me, veramente figo. E non vedo l'ora di potervene parlare. Dovete avere ancora un po' di pazienza però. Ma se guardate questi video abbiamo capito che la pazienza ce l'avete, quindi tenete botta. Che cazzo volevo dire ancora? Basta. Sono contento di aver fatto mente locale con voi su come sta andando il canale. Dovremmo farlo più spesso, perché è una presa di coscienza mia e vostra. E in realtà è un brainstorming che ti fa venire idee, ti fa ragionare. Ricevere i vostri suggerimenti nei commenti su qualsiasi cosa legata al canale. Suggeritemi cose, datemi consigli, critiche, tutto nei commenti. Bisogna che voi, ogni volta che avete un'idea, me la diciate, perché questo canale non sono solo io, ma siamo noi, eh? L'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo. È un dialogo. Io adesso vi saluto, mi guardo una o due puntate di Brooklyn Nine-Nine, poi vado KO a nanna. Ci vediamo oggi all'evento e domani con un nuovo vlog. Lasciate un like qui sotto. Grazie mille, mi aiuta davvero tanto. Arriviamo a 1000 magari, eh? Dai, per voi. Ciao. E anche questo sabato sera, nerd, può chiudersi. Penso che tutta quella Nutella non mi abbia fatto bene. Sto tipo per sboccare. Penso che sboccare sia bolognese, vuol dire vomitare. Sto per vomitare. Sugar, yes, please.